Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, oggi in realtà non avevo tempo, però ho detto la butto là. Scusate, indietreggio un pochettino, approfitto che ho appena fatto click rec sulla videocamera e ne prendo le distanze. Respiro e così. Vi butto là un video, chiacchierata, internos, inutile, come appunto sono un po' tutti i video haul, però magari qualche spunto, qualche cosina. Come ho già detto ultimamente, io magari sbuco con qualche video haul, nel momento in cui non ho più ciccia da dire, non ho grandi contenuti e quindi così facciamo un video così internosso sui miei ultimi acquistini che mi sono molto 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 piaciuti. Il 99,9% tutto H&M, quindi sono cose che attualmente trovate nei negozi che io ho già indossato, di cui vi posso già dire la vestibilità, vi posso dare il mio parere, eccetera, eccetera, se appunto vi dovesse servire in qualche modo la cosa. Cos'altro dirvi? Quindi inizio subito a farvi vedere, non mi sembra, non dovevo premettere nient'altro, mi sembra, no. Anche perché, beh, qualcuno si domanderà, ma cosa cavolo compri adesso che fra qualche giorno ci sono i saldi? Perché io negli ultimi 2 anni, non so voi, se punto qualcosa nei negozi, specialmente H&M, poi quelle cose dico sì, aspetto i saldi per comprarne, eccetera. Poi quelle cose io non le trovo più. Cioè, è come se tutta la nuova collezione fosse, andasse nel magazzino e venissero fuori altri pezzi mai visti e che generalmente solo in questi ultimi 2 anni, ripeto, io mi sono messa così, stiamo dritti, mi raccomando, non mi piacciono granché. Quindi, visto i prezzi abbastanza abbordabili e anche la necessità di alcuni di questi pezzi, necessità nel senso che non è che io non abbia niente da mettermi e che debba andare in giro con le foglie di fico, ok? Qualcosa ce l'ho, però sono quei pezzi che, come nell'ultimo haul che vi ho fatto, gli haul basic, sono anche questi dei pezzi un po' basic, un po' no, che comunque ti risolvono la giornata. Ti alzi la mattina che comunque dormi, non sai cosa metterti, non hai voglia, attacchi, infili e vai e sei decente. Strigni perché, come al solito, ti dilunghi. Allora, vediamo un po' se riesco a farmi vedere questo vestitino. C'è un cappello attaccato. Allora, nei negozi attualmente trovate questo vestitino qui, che è nero con questi pois bianchi. Allora io mi alzo un pochettino, vedete, un po' più sopra del punto vita c'ha questo taglio e poi viene giù svasato, io spero alla lunghezza e al ginocchio, ok? Quindi davanti ha questo scollo, mentre dietro ha questo incrocio ed è molto carino. La vestibilità di questo vestito è spettacolare, carinissimo. Non è un tessutaccio, nel senso ci ho attaccato un capello, nel senso che non è trasparente, quindi non avete bisogno di mettere sottogonna, di preoccuparvi, oddio, il controluce cosa si vedrà? È portabilissimo. Ma che sono arancione oggi? Io c'è una luce che mi sembra zibuana, è un po' arancione. E poi il prezzo è 9,95 euro, quindi provateli perché vabbè, questo io l'ho preso senza provare, conoscete ormai la mia pigrizia, perché vanno provati una volta che individuate la vostra taglia. H&M veste abbastanza larghetto, io ho preso una S di questo ed è carinissimo, cioè può essere elegantino con una scarpa col tacco da giorno tranquillamente, con un sandaletto, quindi è veramente 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 carino. 9,95 euro, spero che si sia visto in qualche modo. Scusate, lancio sul divano e poi recupererò la cosa. Poi un vestito sulla stessa, io ho fatto cioè man bassa, ne ho presi tre di questi di qua, e se ci fossero state altre fantasie disponibili le avrei prese, eh. Quest'altro è sempre un vestitino nero, però con questi fiorellini sul viola e sul rosa. E anche lui quindi ha le spalline così, quindi spalle larghe, dopodiché in vita lo stesso gioco dell'altro e viene giù sempre svasato lunghezza al ginocchio. Quindi vedete, ha questo taglio in verticale scusate, nella parte superiore, mentre è un taglio in orizzontale, quindi la fantasia in orizzontale nella gonna. È veramente carino, io non so se riuscirete a vederlo. Dietro invece non ha l'incrocio, quindi ha lo scollo così. E anche questo, ragazze, 9,95. Ma veramente, quando lo vedete appeso, proprio la prima impressione è che ho detto io, ma è da vecchia, è da sciura sta cosa. Poi invece indossato è veramente carino, veramente veramente carino. Quante volte ho detto carino, non lo so, comunque
Finalmente H&M è tornato, il vecchio H&M. Una volta compravo tutto l'H&M ed erano mesi che non riuscivo a trovare cose decenti per quello che mi riguarda. E questo mi piace assai. Quindi 9,95€. Fatti bene, eh? Quindi non è un tessuto che, voglio dire, non è che una volta che lo lavate si sbrandella, e anche quello non è trasparente. Un'altra cosa che però ha un tessuto diverso, questo è più leggero e mi piace da impazzire. Anche questo, quando lo vedete lì appeso, pare essere abbastanza anonimo. In realtà, quando è indossato, è carinissimo, carinissimo. Questo quindi è su base bianca invece, con tutti questi fiori sul rosso, sull'azzurro, sul fucsia. Anche lui in vita invece ha però questo elastico, questa arricciatura. Dopodiché lunghezza sempre al ginocchio, quindi così non segna, è carino anche questo, di giorno, di sera, portabilissimo, quindi è un po' più scollato qui sotto l'ascella, ma una volta che individuate la vostra taglia, assolutamente, magari è consigliabile portare un reggiseno a fascia, perché non cose con pizzo, roba del genere, quindi è abbastanza semplice, perché comunque non si vede ma si intravede, poi dipende dalla vestibilità. E dietro ha questo incrocio, quindi è carino, carino, vedete? E anche questo 9,95€, ma bello, non è trasparente, pur essendo bianco, pur essendo quindi di una colorazione chiara, e questo è freschissimo, questo è il classico vestito che mettete su proprio nelle giornate di afa, di caldo, in cui non vi coprireste con nulla, poi arriva lui e vi risolve la giornata. Mi piace un sacco, quindi ve lo consiglio. Io ho messo già tutta questa cosa, tutte queste cose, quindi già testato contro luce, non contro luce, ho caldo, ho freddo, mi veste male, mi cade male, mi sono mozzata la testa un'altra volta, quindi io ve lo consiglio. Siamo già a 6,50€, sì, 6€, sì, perché voi state pagando per vedere questo video. Siamo già a 6 minuti, vabbè, 7 minuti. Poi vi ricordate nell'All Basic, non so se qualcuno di voi l'ha visto, credo di sì, vedendo qualche visualizzazione, la gonnellina quella a 9,95€, tutta frufru, con la fascia vita alta nera a pois. Mi ci sono trovata talmente bene, l'ho sfruttata talmente tanto, che me la sono andata a comprare anche nera, eccola qua. Ragazzi, si è trovata, no, eccoci qua, e vai. E se la trovate, ragazzi, io non so, io non posso fare altro che consigliarvela. Quindi arricciatura alta sulla vita, dopodiché tutta svolazzante, nera, però me la sono presa nera. Anche questa la regolate voi in altezza, quindi vita, fianco, a seconda di come la volete, più lunga, più corta. Quindi portabilissima, una semplicissima gonna che può stare al ginocchio, quindi portabilissima, potete tirarla su, vi arriva a mezza coscia, quindi molto carina. Io all'inizio sbagliavo, la portavo con delle maglie larghe o comunque sopra la vita, in realtà. Ma no, ma perché stai facendo così? Perché mi sfuochi? Ecco, in realtà con delle canottiere morbide messe dentro la vita, insomma, inserite dentro e rimborsate, con questa fascia comunque in evidenza, vita alta, è deliziosa, deliziosa. Anche questa è un top, questa gonnellina, e siete vestite. Quindi 9,95€. Tanto mi piacque che l'ha presi pure in blu elettrico. Io non so se questo, voi la vedrete viola, no, è blu elettrico. Carina, 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 9,95€ sembra, ma guardate quanto bella è troppo bella, io questa non vedo l'ora di metterla. Questa, ecco, questa non l'ho ancora messa, la blu non l'ho ancora messa, io la vedo molto più sparata in camera, poi non so con l'editing come diventerà, però ragazze, andate, 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 state cercando pezzi di questo tipo. Ah sì, adesso arriva un pezzo che ho preso da New Yorker, perché costava veramente poco e non ho resistito. Questo costava 4,95€. New Yorker è una catena di abbigliamento che, non so, dalle mie parti c'è, non so se c'è anche dalle vostre. 4,95€. Con la gonnellina nera che vi ho fatto vedere, secondo me è proprio carina, carina, carina. E poi quando io vedo cuori non capisco niente. Ed è questo top, guardate che figa, a me piace un sacco. Su base nera con tutti questi cuoriccioni bianchi, top, un semplicissimo top, canottiera, era in straofferta, ecco, l'ho anche piegato molto male, ho visto, perché si è già spiegazzato. 4,95€, ho detto si può fare, quindi questo con la gonnellina nera, secondo me ne ammare, love, 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 amore, mi piace un sacco, chissà se riuscirete a vederlo,
Sì, eccolo qua. 4,95 euro, di questo magari non me ne fregava niente, però se avete New Yorker, ho detto New York prima, New Yorker dalle vostre parti, può essere interessante. Una maglia carina che vi segnalo, basica, quindi basic, da H&M, ecco lei, codesta. Ed è molto, 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 come stavo dicendo, appunto, carina, perché, adesso fatemela capire, è questa maglia qua con le manichette, vedete, comunque corte, sta uscendo il filo per l'appendino, per la gruccia, io l'ho presa nera, e lei praticamente è scollata così, a barchetta davanti, e dietro ha una bella scollatura sulla schiena, cioè voi quando la indossate non ha una scollatura troppo profonda, però vi lascia un bel pezzo, magari ve la farò vedere non promettiamo outfit perché poi non abbiamo mai tempo di girarli e sapete che purtroppo io non ho i mezzi tecnici per farvi vedere la vestibilità di queste cose, se non attraverso foto. Te ne vuoi andare dentro, tesoro? Esatto, però ve la segnalo, se la trovate, la trovate anche in altri colori, mi sembra in rosa, io non so se si capisce vedendola così, comunque è una maglietta. Ma ragazzi, ma sono, oggi sono un po', un bel cotone non trasparente, cioè veramente è una candid camera sto video, ok, e è molto particolare, provatela perché vi rendete conto come si indossa solo quando la trovate, è tra proprio nel reparto basic, quindi ci sono le magliette in cotone con scollo a V, scollo tondo, e poi ci sono queste di un cotone un po' non più pesante ma fatto meglio, di una consistenza migliore, vediamo un po', sì, cotone della Stan, volevo vedere se c'era scritto il modello per dirvi, no, è sempre della linea basic, io l'ho presa taglia M, sempre della linea basic, li trovate comunque, quelle più consistenti. La vestibilità, non dareste un, quanto l'ho pagata questa? Questo ho buttato il cartellino, forse o 4,95 euro, o sui 5 euro, o sui 6 euro. Carina anche questa, con le gonnelline, con quello che volete. Poi, mi sono innamorata, e qui concludo, di questo vestito, che era in offerta a 15 euro. Questo non riuscirò mai a farvelo vedere. È un vestito lungo. Guardate che figata. Lungo, io cercavo un vestito lungo, e ho detto 10 miliardi di volte. Con questa fantasia a fiori, quindi vedete verdi, quindi fantasia tropical, quindi sopra è così, non è particolarmente scollato ma è scollato a V, spalline larghe, poi viene, poi appunto vita, avete questa sorta di cinturina che potete regolare voi con fiocchetti o cose del genere, e poi è lungo, 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 lungo fino ai piedi. Essenziale questo provarlo perché è una taglia in più e ci camminate sopra. Comunque io ho preso una S, la mia taglia, comunque dovrò metterlo con delle zeppone, non credo di riuscire a metterlo con dei sandali bassi perché sono veramente vestiti lunghi. Era in offerta 15 euro ed è bellissimo, come ce n'erano altri, quindi anche questo, fresco, estivo, di giorno, per una serata, io avevo voglia di colore, di vestito lungo. Questo ragazzi non posso farvelo vedere, più che altro per inciso la maglietta che ho su, se vi piace, è di Zara, con tutte le farfalle, è stato un regalo di compleanno quindi non so quanto costi, e basta. L'ultima cosa che sto adorando ce l'ho ai piedi in questo momento, quindi mi tolgo la scarpa e ve la faccio vedere, ed è un sandalo che io ho preso da Pittarello, mi piace un sacco. Questo è del brand Mio Tempo, vabbè voi non lo vedrete, è dietro è così, quindi con la cerniera, poi così, con le fibbiette, ecco ve lo faccio vedere di qua, e poi sopra è così. La comodità di questo sandalo è eccezionale, proprio io mi sono sempre trovata benissimo, costo 25 euro, presa da Pittarello, e tutte le scarpe del brand Mio Tempo sembrano fatte apposta per mia, per me, perché sono comodissime, e questo sandalo portabilissimo con tutto quello che vi ho fatto vedere, quindi... Io sono Bronda e mo vediamo i saldi che cosa ci proporranno, se riesco a trovare altre fantasie di quei vestiti, non so se andranno in saldo, magari quest'anno me li mettono tutti in saldo e io intanto me li sono accaparrati. C'è un'altra fantasia che mi è rimasta qua, e anche perché sono pezzi che so che utilizzerò, quindi se me li vedo 5-7 euro ci vedremo in un prossimo video haul dedicato ai saldi. Comunque per ora io sono pronta, sicuramente avrò preso anche qualcos'altro, ma intanto
ci siamo fatte una chiacchierata. La chiacchierata forse è meglio di no, una chiacchierata. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!